fattoria Rosario Carimi, una domenica in festa per i bambini qui assieme agli animali e alla natura. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori, ringrazio l'emittente che sta registrando per noi. Niente, che dire, una giornata di festa in fattoria. Festa perché siamo in mezzo ai bambini, in mezzo alla natura, in mezzo a tanta gioia, divertimento. Queste sono le cose che secondo me danno la vera importanza della vita. I bambini sono sembrati entusiasti di tutte le attività fatte oggi, per esempio anche il giro con il pony. Allora, queste sono le nostre attività principali che cerchiamo di promuovere, quello che è il contatto proprio del bambino con l'animale, che trasmette un qualche cosa di unico, delle emozioni che sono assolutamente irripetibili. L'emozione che dà il cavallo, il pony in questo caso, sono delle emozioni che i bambini hanno, no, non ci sono parole per poterlo descrivere. Questo è proprio lo scopo del Parco Fattoria Rosario Carimi, quello di fare vivere tutti i bambini quelle emozioni che chiaramente non possono vivere a casa, davanti a una TV, davanti a una PlayStation o davanti a un videogioco, perché chiaramente la natura è il motore di tutti noi e il motore soprattutto dei bambini. Attività che si ripeteranno nel campus estivo organizzato qui a Parco Fattoria durante quest'estate? Sì, attività che si faranno al campus estivo, perché il nostro campus estivo è improntato esclusivamente sulla natura, tutto quello che sarà natura, animali, e relax e giochi. I bambini avranno in programma addirittura di coltivare un orto, di crescere la propria piantina, quindi di fare in modo di vedere proprio la piantina dal seme al frutto. Poi avranno modo di partecipare al periodo tutto pony, che servirà proprio ai bambini per instaurare le basi che sono di quelle per l'equitazione, che poi potranno effettuare da grandi. Queste sono chiaramente molte delle attività che verranno fatte al campus estivo Fattoria Rosario Carimi, assieme ad altre che saranno chiaramente delle cose importanti, come un po' di madrelingua inglese, perché tutti sappiamo che l'inglese è la lingua fondamentale ormai, e quindi tutte queste cose faranno parte dei campus del Rosario Carimi, del campus estivo. Inoltre, una cosa che ci tengo a tutte le persone che mi collaborano in questa avventura, io la definisco avventura, e soprattutto la mia compagna Silvia Rizzo, la mia collaboratrice personale Assunta Carlino, un ringraziamento particolare va a loro per tutto quello che fanno insieme a me al Parco Fattoria Rosario Carimi. Ciao Silvia, allora come ti è sembrata questa passeggiata a cavallo? Bella, direi. Ti è piaciuto venire qui al Parco Fattoria? Sì. Ti piacerebbe tornare? Sì. Era la prima volta che salivi a cavallo? No, direi che è stata la seconda, perché prima sono andata sopra un altro cavallo. Perfetto, ti piacerebbe tornare sopra il cavallino? Sì, a parte quando cado. Ciao Francesco, come ti sembra oggi questa festa in fattoria? Bene. Ti è piaciuto fare il giretto a cavallo? Fantastico. Era la prima volta che lo facevi? Già. Ciao Riccardo, quanti anni hai? 7. Ti è piaciuto fare il giro a cavallo? Sì. Cosa ne pensi di questa giornata qui in fattoria? Bene. Ti piacerebbe tornare magari anche con gli amici? Sì. Ti è piaciuto il laboratorio a cui hai partecipato qui al Parco Fattoria? Sì. Ah, vedo che hai la faccia bella tutta dipinta, l'hai scelto tu l'animale? Sì. E ti è piaciuto? Sì. Quali altri animali ti vedi intorno qui sulle facce dei tuoi amici? Tigri, gatti e altri animali. Hai fatto un giro tra gli animali che sono presenti fuori? Sì. Denise, sei la più grande del laboratorio, ti sei divertita a fare questo laboratorio? È stato bello. Ripeteresti l'esperienza l'anno prossimo? Sì, perché siamo insieme ai bambini, insieme alla natura, all'aria aperta, quindi è bello. Quanti anni hai? 11. Hai scelto tu l'immagine dell'animale che hai sul viso? Sì. Ti è piaciuto? Sì, tantissimo. Ne vorresti fare anche un'altra più tardi magari? Sì, una coccinella, diciamo, una cosa del genere.
Quindi consigli agli altri bambini di tornare, di venire qui e divertirsi. Sì, bello. Alessio, cosa ne pensi del parco fattoria e del laboratorio? È molto utile per questi laboratori. Quale laboratorio hai partecipato tu? È quello pittura e costruire con la pasta di sale. Ah, e ti è piaciuto molto? Sì. Quindi quando lo rifaresti l'anno prossimo? Che tipo di animale ti sei fatto stampare sul volto? Come? Leone. E lo hai scelto tu? Sì. Ti è piaciuto? Certo. Come ti chiami? Sara. Ma che bel faccino che hai, che animale hai scelto? Volpe. Perché hai scelto la volpe? Perché è furba. Ah, quindi tu sei furbetta. Sì. Ti stai divertendo oggi? Sì. Quindi vuoi tornare per tutta l'estate qui al campus? Sì. Come ti chiami? Marianna. Che animali hai scelto oggi? La tigre. Come mai hai scelto la tigre? Perché c'era questo disegno che mi piaceva. E ti è piaciuto partecipare oggi qui? Sì. Vuoi tornare per tutta l'estate qui al parco fattoria? Sì. Conosciamo anche gli altri. Tu come ti chiami? Giorgia. E quanti anni hai? 6. Che animali hai scelto? Il cane. Come mai hai scelto il cane? Perché mi piace. Hai cani a casa, altri animali? No. E quindi ti piace venire qui perché ci sono animali? Sì. Quindi tornerai tutta l'estate qui al parco fattoria? Sì. Chi altri vuole parlare? Ok, come ti chiami? Ora. Giuliano. Quanti anni hai? 8 anni. Che animale hai scelto? Un cagnolino? Sì, un cane, perché il cane è il migliore amico dell'uomo ed è simpatico perché di solito a me non piace quando i cani vengono lasciati in strada. Io li odio, quelli che lasciano in strada i cani, perché a me mi piacciono gli animali tanto. Ah, sei bravissimo tu, proprio un esempio per tutti. Mia madre ama gli animali, ha 3 gatti a casa e ha tutte le statue di gatti. E vorrebbe anche altri gatti, 4 gatti, e anche vorrebbe un cane per me, io lo vorrei. Perfetto. Tu come ti chiami? Margherita. Quanti anni hai? 7. Che animali hai scelto per il tuo viso? Tigre. Come mai hai scelto la tigre? Perché mi piace di più. Ti piacciono anche i colori? Ti piace venire qui al parco fattoria? Sì. Quindi tornerai tutta l'estate? Sì. Tu vuoi dire qualcosa? Sei una bella farfallina tu, come mai hai scelto la farfalla? Perché a me ti piace. Come ti chiami e quanti anni hai? Zoe, c'ho così. Hai quasi 4 anni, ma sei già grande, ti stai divertendo. Hai 4 anni già, ti stai divertendo qui? Sì. Quindi ti piacerebbe tornare tutti gli anni assieme a questi animali? A me ti piace. Faccia di pecora con gli occhi stretti, fai vomitare la puzza che fa. Faccia di straccio da spolverare, quello che sei non si può immaginare. Succhi e pantofole, mastica vetri, stammi lontano 60 metri. Girati i polsi, lavati i denti, poi lo ridio così lo risegni. Stupida cozza, quando sei brutta senti la puzza che c'è dappertutto. Puzza di puzza che lascia la scia, topi di fogna che scappano via. Mela con verme, verme a moccio, brutto budino, bambino bamboccio. Faccia di fungo, morto di sonno, tuffo di pelle di naso di nonno. Testa di pietra, cotta dal sole, meno pensieri, anche meno parole. Palla di pelle di pollo un po' vecchi, pigna con gli occhi, naso e orecchia. Guardo dal buco del lavandino, guardati questa però da vicino. Gigio Sandrone, grosso melone, la tua maestra ci aveva ragione. Palla pelata con pochi pensieri, faccia il pezzo di pane di ieri. Povero uccello, subito annese, poco
poco cervello di manonese. Straccio del mondo, sonno profondo, grosso ciccione più largo che tondo. Quelle dico, velo puttato, se non ci credi, guardati pecchiato. Bravissimi bambini, un applauso. Monterosso della ditta Aliva Made in Sicily, un'azienda molto particolare proprio che porta in tavola il biologico. Commercializziamo noi prodotti tipici trasformati, tipici appunto della tradizione culinaria siciliana. I nostri prodotti sono prodotti trasformati in maniera naturale, quindi senza aggiunta di coloranti, conservanti o additivi particolari. Il nostro obiettivo è quello di portare sulle tavole i prodotti caratteristici, cioè la tradizione culinaria, appunto così per come sono e così per come la tradizione appunto li riporta, senza alcuna trasformazione e modifica. Accanto a me Antonello Vernaci di Delizie di Pasta, anche voi presenti qui alla manifestazione al Parco Fattoria, una giornata molto interessante, oggi farete mangiare i bambini praticamente. Sì, praticamente sì, offriremo la nostra pasta per questi splendidi bambini che ci stanno facendo compagnia, ci stanno facendo passare una giornata abbastanza piacevole in questa splendida fattoria e proveremo diciamo a far mangiare un po' tutti e dare anche noi il nostro contributo affinché questa giornata possa andare avanti nel migliore dei modi. Parliamo della tua attività, di qual è la vostra peculiarità, quali sono i vostri prodotti migliori? Allora, spaziamo come prodotti su diversi tipi, dai piatti pronti alla pasta fresca classica a diversi tipi di ripieni. Allora, scusate, abbiamo anche un vasto assortimento di ripieni come ravioli, un 18-20 tipi di ripieni, piatti pronti e quant'altro, anche cannoli, cassatelle, diciamo stiamo cercando di fare un po' di tutto. Da questo dove vi possono trovare? Ci troviamo in via Partanna numero 30, all'altezza del semaforo. Accanto a me è Assunta Carlino, responsabile dell'evento, una giornata quella di oggi che è stata riuscitissima direi. Sì, abbastanza, sono molto contenta e forse dalla voce potete anche voi capire un po' l'affluenza che c'è stata, ecco. Sì, è stata una giornata, il parco è stato aperto a tutta la cittadinanza, a tantissimi bambini, fra l'altro avevamo un gruppo già di bambini che avevano partecipato a un laboratorio che abbiamo organizzato nel mese di aprile e maggio e quindi oggi c'è stata anche questa mostra dei disegni realizzati dai bambini piuttosto che di una recita appunto sul palco fatto appunto nel laboratorio di recitazione. E questa mattina guardare i bambini salire sul pony, perché abbiamo messo a disposizione il campetto aperto per far fare loro il giro sul pony ed è stata una cosa meravigliosa perché appunto ci sono alcuni bambini che non avevano mai fatto questo tipo di esperienza e quindi vederli realizzati per così poco sono delle cose veramente belle e questo deve fare riflettere molto, nel senso che veramente
non c'è bisogno nella vita di avere o chissà che cosa, bastano le cose che già abbiamo, che la natura ci offre, che la nostra terra fortunatamente ci offre, la nostra Sicilia. Io colgo l'occasione di nuovo per ringraziare l'onorevole Paolo Ruggirello che ha dato sì un contributo con l'ARS, il comune di Castelvetrano. Poi volevo ringraziare anche Poiatti, l'azienda Poiatti di Malzara del Vallo, che è stato il nostro sponsor ufficiale. E niente, ora nel pomeriggio continuano le attività, ci sarà un altro laboratorio sempre per i bambini, dovranno costruire degli animali come le marionette, quindi sarà quest'altro un altro laboratorio abbastanza interessante. Ricordiamo il campus estivo che si terrà sempre qui a Parco Fattoria quest'estate. Sì. Campus estivo, ricordiamolo, nel mese di giugno, a fine giugno inizierà questo campus estivo, già abbiamo tantissimi iscritti e poi invito tutte le persone che non hanno avuto modo magari di intervenire oggi a venirci a visitare o visionare la nostra pagina Facebook Parco Fattoria Rosario Carimi, e per qualsiasi informazione per quanto riguarda il campus o qualsiasi altra attività o come per esempio festeggiare il compleanno del bambino qui al Parco Fattoria, possono contattare all'indirizzo email carlinoas@gmail.com o telecontattarmi al 320 7426 424.